a collegarci anche oggi con Don Salvatore Misciu, visto l'imprevisto. Ben trovato, Don Salvo. Ben trovata anche a te, cara Anna Maria, ben trovati a tutti quanti voi. Visto l'imprevisto, siamo qui, quindi dobbiamo augurarci di non vedere molte di queste puntate, Ah, ma a lo meno che trasformeremo dopo. lo trasformeremo. Vabbè, allora auguriamoci che presto queste puntate abbiano un nuovo titolo. Esatto. Ecco, noi cominciamo a cambiare già un po' lo sfondo. Io ho scelto quello della scuola di Atene, tu? Io ho scelto quello della risurrezione di Lazzaro, Così, insomma, perché, come alleggeriamo. sai, è il Vangelo che questa domenica ci accompagna, no? È vero, ed è denso di speranza per tutti. Ci sei, Anna Maria? Sì, ci sono. Sì, Mi ok. Noi senti? ovviamente siamo in connessione virtuale perché non possiamo stare vicini in studio e quindi ci perdonerete se ogni tanto la qualità delle immagini o dell'audio non sia la migliore, insomma. Esatto, ma tanto chi ci segue, insomma, è abituato. In questo momento ne sta vedendo davvero tante tanti di imprevisti in onda. E noi, come l'altra volta, visto che abbiamo anche lanciato un invito a tutti quelli che ci hanno seguito, ha avuto tantissimo riscontro la puntata, perché comunque è stata una parentesi di, come dire, di evasione, si può dire così, Eh beh, sì, dalla diciamo, routine. parlare di evasione in questo periodo in cui abbiamo avuto anche delle carceri un po' movimentate, forse è meglio chiarire. Sì, sicuramente è stato un momento di evasione, così ci siamo distratti un po', abbiamo provato a sorridere, ovviamente senza dimenticare la drammaticità del tempo che stiamo vivendo, ma soprattutto senza dimenticare veramente l'impegno di tanti, perché ci sono i tanti che in frontiera si impegnano come i nostri operatori sanitari, come tutte le forze dell'ordine, come tutti quelli che lavorano in ogni campo, in ogni settore, dall'agricoltura fino a chi rivende, all'impegno di magari distribuire pacchi e tutto quello che vogliamo, ma si sta impegnando anche chi resta a casa. Chi resta a casa sta facendo il 70% del lavoro, perché evitare altri contagi è la soluzione. Quindi stiamo facendo tantissimo, noi che restiamo a casa non stiamo facendo niente, stiamo facendo tutto. Quindi ecco perché ci permettiamo di regalarvi questo momento con Padre Pio TV per così ricaricarci un po', rasserenarci un po', magari riflettere anche insieme, ma soprattutto sentirci uniti. E non inutili, perché hai fatto bene a sottolinearla questa cosa qui, eh? Perché molto spesso stando a casa uno si sente un po' impotente. In realtà stiamo dando forza a chi lavora sul campo. Noi siamo orgogliosi di tutti quelli che lo fanno al posto nostro, perché loro sono competenti, lo possono fare. E quindi, insomma, una marcia in più serve a tutti, per quanto riguarda il morale, ecco, non deve mai calare. Sì, esatto. Quindi siamo qui per questo. Siamo qui anche ad essere voce di tutti gli italiani che vogliono dire un grazie a tutti gli altri italiani, perché qui ci dobbiamo dire un grazie a vicenda. Anche, vi ripeto, anche un grazie a chi sta veramente a casa, a chi sta attento, a chi evita qualsiasi errore possibile. Quindi, in questo momento io e Anna Maria diventiamo la voce di tutti gli italiani che dicono a tutti gli italiani grazie. Grazie, è vero, grazie, grazie, grazie. Allora continuiamo, perché la volta scorsa ci hanno seguito in tanti e hanno colto l'invito, lo dicevo all'inizio, di suggerirci alcune canzoni. Allora, Francesca, sono tutti giovani, Francesca, Enzo, Anna Clara, tanti altri, noi ne abbiamo scelte tre addirittura oggi, però vediamo se riusciamo in questo poco tempo televisivo a commentarle tutte o a comunque a trarre uno spunto per riflettere e per darci ancora di più forza e coraggio in questo periodo. La prima. Non una, non due, ma tre canzoni. Vediamo se siamo in tempo. Diodato, e la canzone, il titolo è Adesso. Don Salvo, chi conosce già il testo, ma magari andate a cercarlo, ad ascoltare soprattutto questa canzone, sa che questo testo tocca dei temi molto importanti e oggi più che mai attuali, perché si dà diciamo rilievo al progredire della tecnologia nella vita di tutti noi, e in questo momento lo Sì. stiamo facendo tutti, alcuni lo stanno imparando ad usarla questa tecnologia, ma anche il lato negativo che è la dipendenza delle persone dagli smartphone, dai tablet, da internet, insomma, imbarazzante. Oggi diciamo che c'è stato un po' il risvolto di questo difetto.
tra virgolette. Sì, infatti i due cantanti, perché c'è sia Diodato che Roy Paci, ricordiamo in questo testo, invocano quasi un ritorno a quelle abitudini di saper guardare anche il cielo e non solo il cellulare, no? Di tenere lo sguardo alto, perché abitualmente ormai camminiamo tutti con lo sguardo sul display del cellulare. Però è anche vero che dobbiamo ammettere che in questi giorni la tecnologia in qualche maniera ci sta salvando, anche se incorriamo ovviamente anche nei soliti errori, come quello di spargere in giro fake news, come quello di diffondere attraverso i social un po' di cattiveria, un po' di malignità, un po' di tristezza, insomma, fare i soliti profeti di sventura, i soliti problemi, eccetera, eccetera. Che, voglio dire, ci sta, è il manifesto del popolo che noi siamo, delle nostre abitudini, però chiaramente i social hanno il potere di farlo rimbalzare continuamente, per cui se tu ti affacci su uno qualsiasi dei social, ti rimbalzano continuamente queste sensazioni negative che magari invece in questo tempo ovviamente ci sono, ci devono stare e devono essere raccontate, ma magari c'è qualcuno che fa la scelta coraggiosa anche di far ribalzare qualcosa di bello, di positivo, ed è un po' l'impegno anche che ci siamo presi noi come Padre Pio TV. È vero. E allora impariamo a godere di quello che abbiamo adesso senza pensare oltre, perché poi oltre, insomma, avremo tutto il tempo e tutto lo spazio per rinascere e riprenderci, ripartire ancora meglio di come ci siamo lasciati, insomma. L'altra canzone, sì, è veloce veloce, Uomini soli dei Pooh. Perché mi piace, l'abbiamo insomma ricevuta come consiglio, come suggerimento da trattare qui in puntata, perché parla del tema della solitudine. Uomini, sì, uomini soli, insomma, inteso per tutto, uomini soli, il genere, per tutto il genere. È il modo migliore per incoraggiare un uomo e aiutare a accettare il proprio status in questo momento, mettendo da parte le frustrazioni che prima magari, ecco, ci affossavano. Sì, intanto Uomini soli, e mi piace sempre pensarla anche un po' come una sorta di preghiera, no? Perché a un certo punto invoca proprio Dio, no? E lo chiama Dio delle città, Dio dell'immensità, se è vero che ci sei, no? Vediamo se si può imparare questa vita, è un'espressione bellissima, no? E magari un po' cambiarla, prima che ci cambi lei. Io credo che in questo momento sia una delle espressioni più belle che possiamo rendere nostra, per cui tante volte mi rendo conto che le canzoni sono davvero delle preghiere. Forse potremmo dire, mi azzardo, mi permetto di dire così, ovviamente ognuno può farne quello che vuole di questa espressione, che le canzoni sono i nuovi salmi. No? È la nuova salmodia, cioè quella raccolta di preghiere che poi in verità erano delle canzoni, era una sorta di canzoniere antico, i 150 salmi che troviamo nella scrittura. Oggi le canzoni sono i nuovi salmi che esprimono le grandi domande dell'uomo, il grande bisogno e soprattutto anche questa preghiera, questa invocazione che si innalza verso il cielo, in questo caso il Dio delle città, che non a caso sono proprio le nostre città oggi che stanno vivendo la grande fatica di questo momento. Bellissima questa riflessione, Don Salvo. La figura di Dio è l'unico poi in grado di poter cambiare il destino dell'uomo e della comunità. Giustifica e incoraggia. Sì, sì, anche se, voglio dire, in Dio delle città c'è un'idea molto chiara, cioè aiutaci ad imparare questa vita, perché la vita la possiamo cambiare noi se impariamo, però, non così, se avventatamente proviamo a fare tentativi a destra e a manca. Bellissimo. L'ultima canzone, l'ho tenuta per ultima perché so che tu hai un amore particolare per questi testi, i testi di De André, di Fabrizio De André, e ha questo titolo, Quello che non ho è quel che non mi manca. E diciamo che ci aiuta a riflettere sulla vera ricchezza che abbiamo, che è scollegata poi dal possesso materiale, e ce ne stiamo rendendo conto proprio adesso, in questo periodo. Sì, questa è una canzone che Fabrizio scrive nel 1980 e la dedica agli indiani d'America. In verità lo faceva anche pensando un po' ai sardi, no? Che avevano avuto il coraggio di conservare un po' la propria identità, pur andando contro quella che era un po' la moda globalizzata. Per cui Fabrizio lo dedica a tutti coloro che hanno il coraggio di conservare la propria identità. Che non si omologano soltanto per la paura di rimanere esclusi, di rimanere fuori da certi meccanismi.
ma hanno il coraggio di amare quello che sono, le proprie tradizioni. Il che non è un invito a un individualismo o un egoismo esasperato, al contrario, è un invito a condividere ma quello che siamo profondamente, perché altrimenti rischiamo di condividere quello che piace agli altri, quindi di conformarci così in maniera acritica a quello che gli altri si aspettano, rischiando di non amarci mai veramente e di non condividere quello che siamo profondamente. Allora, quello che non ho è quello che non mi manca. Lo diceva l'indiano pensando a questi conquistadores europei che avevano portato con loro, no, tutte le novità dall'Europa, tutta la ricchezza, l'orologio, i soldi, le camicie, eccetera, eccetera, a questi poveri indios, no, che vivevano invece in uno stato quasi più naturale, no? Però loro si accorgono che tutto quello che gli europei pensano di avere in più e che credono possa dare un senso alla vita, in verità non aggiunge niente alla vita di chi vive in maniera autentica, appunto come gli indios di America. Dovremmo essere un po' tutti come loro, no? Sì, avere il coraggio di apprezzare quello che siamo, quello che abbiamo e di saperlo condividere. Ecco, in questo sta la bellezza. E così avremo una vita più felice, sicuramente. Don Salvo, io so che qua potevi andare avanti per ore. Ormai lo mi sono fermato. Infatti è stato stranissimo. Ho fatto violenza su me stesso, dico solo due cose veloci. Magari la riprendiamo, sicuramente qualche testo. Anzi, volevo proprio chiudere, se permetti, Anna Maria, con una citazione sempre di Fabrizio De André, che in questi giorni, una tra le tante, perché pensavo anche alla canzone Dolce Nera, che è dedicata all'alluvione del 74 a Genova e che ad andarla a riascoltare sembra che parli dei giorni nostri, quindi vi consiglio anche di andare a ascoltare Dolce Nera, ma soprattutto i versetti finali della canzone Il Testamento di Tito, io li sento molto molto forti, pensando proprio ai tanti che stanno morendo in questi giorni a causa del coronavirus e pensando a chi sta accanto a loro. E quindi vorrei con questi versi pensare proprio a loro, li dedico proprio a loro, perché Fabrizio De André dice: io nel vedere quest'uomo che muore, no? Madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Ecco, io nel vedere, noi tutti nel vedere i nostri fratelli che muoiono, proviamo dolore. Non dobbiamo provare dolore per altre cose, per queste cose. Ora dobbiamo imparare a provare dolore, ma soprattutto nel vedere la pietà dei tanti che continuano a lavorare senza cedere al rancore, del risentimento, dei mezzi che mancano, del modo di essere stati trattati finora. Ecco, questo veramente ci dimostra che cos'è l'amore. Grazie. Grazie a te.